Amici di Planet Spin, benvenuti sul canale, benvenuti in questo nuovo video di pesca. Oggi vi porto da qui a qui. Mi trovo nella bellissima costiera amalfitana per una battuta di pesca ad edging, quindi seppia e calamaro con le esche artificiali. Vi faccio vedere un po' il posto, le attrezzature che utilizzo e speriamo di divertirci finalmente e di fare anche qualche bella cattura. Le condizioni meteo marine sembrano essere quelle ideali per provare questa tecnica di pesca e non resta altro che provarci, andiamo. Erano giorni che aspettavo di provare a catturare qualche seppia o calamaro a edging in costiera amalfitana, ma come sempre accade, per essere efficaci ed avere risultati in pesca, bisogna avere costanza e tenacia. È sempre una grande emozione tornare in questo splendido paesaggio, respirare l'aria di questo mare, vederlo muoversi e riempirsi gli occhi di questo immenso. Allora, iniziamo subito ad assemblare la nostra cannetta da edging. Io uso una X-Ride 832 della Major Craft e come mulinello un Vanford 2005 trecciato in lenza madre intorno alle 10 libbre più o meno, un terminale 0,28, lo snap e l'edgy. Per quanto riguarda gli edgy ho portato una piccolissima selezione di esche artificiali. Di solito quando vado ad edging tendo a fare la selezione a casa per evitare di arrivare sullo spot ed avere 100.000 da donare, non riesco mai a capire qual è quella ideale, quindi portandone meno mi confondo meno e cerco di insistere maggiormente con queste esche perché tutte hanno delle potenzialità, delle caratteristiche che soltanto con un utilizzo intensivo riusciamo a capire e a sfruttare meglio. La mia canna è capace di lanciare e di gestire esche della lunghezza 2,5-3,5 come dimensione, quindi queste totonare che ho portato sono esattamente nel range di lancio e di gestione di questa canna. Di solito che cosa faccio? Utilizzo esche meno costose in modo da identificare se nella zona di pesca ci sono delle reti per esempio o molte volte capita che ci sono dei massi, delle zone dove è possibile ingagliare e quindi utilizzando delle esche più economiche eviterò di fare delle perdite economicamente eccessive. Allora, prima di andare a provare all'interno del porto faccio due lanci su questa spiaggetta a ridosso dell'imboccatura, innesco la mia totanara e andiamo a provarci. Andiamo ragazzi! Questa parte della scogliera, proprio all'ingresso, all'imboccatura del porto, dovrebbe essere una zona
buona. Ci proviamo un po'. Considerato che la prima parte della pescata la farò cercando qualche seppia, quindi andando maggiormente sul fondale, ho inserito un piccolo piombettino direttamente sullo snap insieme al mio edgy, in modo da sondare meglio le parti del fondale, scendere più in basso, anche perché c'è un po' di corrente, vedo un po' di risacca del mare, quindi un po' di piombatura ulteriore è necessaria, soprattutto quando si pesca la seppia cercandola sul fondo. Azione di pesca, dopo aver lanciato facciamo scendere sul fondo e poi iniziamo la fase di recupero, un paio di cercate verso l'alto per dar vita un po' alla nostra totanara, al nostro edge. Se siamo in cerca della seppia andiamo maggiormente sul fondo. Invece a calamari, anche sulla mezz'acqua. Recupero lento, alternando pause e ripartenze. Questa è lezione di pesca. Ultimi istanti della cattura, è una seppiolina, è venuta a trovarci. È lei? Dai! Essere un bel polipone, un bel polpone, è un bel polpone, è un bel polpone, è arrivato anche il polpo. Adesso pesco un'altra cosa. Magari. Le sorprese dell'edging, anche un polpo. È caduto vittima della totanara. Bel polpo. E ora ci spostiamo un po' e vado all'interno del porto. Ci facciamo una passeggiata. Vediamo un po' lo spot. Sono tanti anni che ci manco. Vediamo un po' com'è. Si presenta dopo tutto questo tempo.
impatto visivo verso questo spot ovviamente è nettamente superiore a tanti spot che ho visitato fino ad ora, però c'è da vedere se effettivamente sarà redditizio in termini di catture, visto che ultimamente ho fatto qualche uscita, più di qualche uscita, però nonostante ci siano tanti pescatori, le catture sono state davvero poche. Questo è un anno quasi da dimenticare, almeno fino adesso, per quanto riguarda l'edging soprattutto. E speriamo di rifarci, più di provare, purtroppo lo sapete meglio di me, cari amici pescatori, che non si può fare. Ora ci facciamo una passeggiata qui sul porto, andiamo dall'altra parte dell'imboccatura e proviamo a vedere in quella zona com'è la situazione. In ogni caso vi faccio vedere anche un po' il posto, magari interessante per chi non c'è mai stato. In queste condizioni di acqua anche un po' velata, un'esca con dorso arancione come in questo caso è comunque visibile. Queste condizioni per la tipologia di spot dove mi trovo sono molto scure, di solito qua l'acqua è cristallina e noi con la canna, con la nostra gercata verso l'alto faremo reagire l'esca in questo modo, attirando il cefalopode. Dei piccoli saltelli che noi facciamo quando l'esca arriva sul fondale o sulla mezz'acqua. È proprio questa l'azione di pesca che dobbiamo fare. Faccio ancora un cambio di esca, sostituisco questo a questo che già in altre occasioni mi ha regalato qualche cattura, quindi è ultra collaudato. Vediamo un po', controllo sempre le edge con la tensione giusta e poi mi diverto con il ravvivare le edge con recuperi sempre nuovi. Ognuno di noi può inventarsi anche dei nuovi tipi di recupero. L'importante è scatenare la reazione nel cefalopode. We'll be right back.
secchia! Che bella secchia! Bella, bella, bella! Siamo quasi a ridosso delle ore del tramonto. Io come piccolo escamotage sulla mia lenza ho inserito uno starlight. Questo, diciamo che secondo le mie impressioni, secondo le mie sensazioni, ha più un lo uso come segnalatore quando la mia Totanara arriva nelle ultime fasi del recupero, per evitare che lei ci vada in questi scogli che si trovano qui sotto, vada ad incagliarsi, quindi lo uso come segnalatore. Però in tante occasioni, anche vedendo qualche video online, diciamo che funge anche un po' da richiamo ulteriore, però ecco, non c'è niente di fondato. Molte volte si tratta più di considerazioni e di casualità che dell'aumento dell'efficacia nei confronti dei cefalopodi. Diamo qualche cenno anche sui fili utilizzati. Solitamente sento sempre la stessa domanda sui social: che fili si utilizzano nel ledging? Io utilizzo il trecciato come lenza madre nell'ordine di un 10 libbre, raramente di più e raramente di meno, sia per una questione di lancio, quindi utilizzo fili di questo diametro per evitare di perdere metri sul lancio, e utilizzo fili non al di sotto delle 10 libbre per una questione di tenuta del nodo, questo per il terminale. E poi il trecciato, sappiamo bene che non avendo elasticità, ti aiuta anche in questa trasmissione, no, della sensibilità di quello che succede all'altro capo della lenza, a differenza di nylon e altre tipologie di filo. Invece come terminale io utilizzo uno 0,25 quando ci sono condizioni di acqua molto chiara, oppure sono in fondali abbastanza liberi, e salgo fino allo 0,28 in casualità di magari fondali un po' sporchi dove è possibile che ci sia qualche incaglio, e quindi un finale leggermente più doppio mi garantisce di salvare la Totanara in caso di incaglio. Allora, si è fatta notte qui sulla scogliera, nonostante tutto siamo ancora in pesca. Proviamo un po' con qualche esca glow nella notte, e altrimenti facciamo il solito cambio di esche artificiali secondo l'assortimento di questa sera. Mai mollare, mai mollare. Allora, amici di Planet Spin, siamo in chiusura di questa pescata e spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, come sempre. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale per restare anche aggiornati con i prossimi inserimenti e darmi modo di crescere sul panorama web. Per il momento è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Come sempre, lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi!